Possono cambiare anche i sistemi enzimatici fermentati del corpo del soggetto, in un modo per cui esso diventerà meno resistente alle diverse influenze dannose che vengono dall'ambiente. Il medico attribuisce i sintomi direttamente all'esposizione alle radiazioni dei genitori a Chernobyl, ma gli effetti a lungo termine della radioattività sono un problema globale. A Lubmin, lungo la costa tedesca sul Mar Baltico, una centrale nucleare sta subendo un processo di smantellamento dal 1990. I responsabili del progetto hanno dovuto fare i conti con la realtà. Oggi stimano i costi in 4 miliardi di euro, poiché continuano a imbattersi in problemi sempre nuovi. Quando è stato programmato lo smantellamento, il materiale radioattivo doveva essere rimosso dall'area in 18 anni. Ci sono voluti 25 anni per liberare solo il 70% del materiale. Secondo stime non ufficiali, per completare tutto il processo ci vorranno altri 40 anni. Il problema è che abbiamo il permesso di stoccare il materiale dei barili fino al 2039. Possiamo farlo solo per 40 anni e sappiamo già di non avere un altro sito sicuro dove stoccarlo. Questo non riguarda solo noi, ma tutte le aree di stoccaggio temporanee della Germania. Soltanto in Germania devono essere smaltite circa 10.000 tonnellate di materiali altamente radioattivi. Ma nonostante le capacità tecnologiche di questo paese, ancora non c'è alcuna strategia per lo stoccaggio definitivo del materiale mortale. L'area di stoccaggio nucleare finale di Asse, una vecchia miniera di sale con infiltrazioni di acqua dalle falde, lo ha confermato nel modo più terrificante. Al momento già 12.000 litri d'acqua hanno raggiunto la miniera di sale e deve essere aspirata nuovamente. Oggi la priorità assoluta è recuperare i 126.000 barili radioattivi. Per Per questo compito usiamo una serie di strumenti e di analogie. Cerchiamo anche di capire come la geologia è cambiata nei millenni. Prendiamo quei valori e facciamo previsioni su cosa potrebbe succedere in futuro. Questo viene poi illustrato da scenari precisi per progettare le misure di sicurezza. Ciascun barile stoccato viene controllato perché non ci siano perdite, per poi essere riconfezionato entro i primi giorni. Poi viene riportato alla luce del sole percorrendo oltre 700 metri in un pozzo. E infine i container di trasporto dovranno essere testati per verificare che non siano contaminati dalle radiazioni. È sicuramente un progetto enorme, soprattutto perché questo tipo di recupero non è mai stato tentato in questo modo prima d'ora. E corriamo sempre il rischio che la struttura venga inondata al di là del nostro controllo. Quindi è di fondamentale importanza stabilire anche misure di emergenza per mantenere bassi i danni verso l'ambiente e il pubblico. Tutto è ancora indefinito. Nessuno sa se il recupero sarà veramente possibile. O se i materiali pericolosi diventeranno una minaccia permanente e incontrollabile. Per poter stoccare in sicurezza i barili, si sta cercando di convertire in fretta una vecchia miniera di ferro in una nuova struttura di stoccaggio. Gli escavatori creano 850 metri di nuovo spazio all'interno della montagna. Il pozzo Conrad è l'unico punto finale di stoccaggio autorizzato che soddisfa tutti i rigidissimi standard di sicurezza della Germania. Da un punto di vista geologico, la differenza con il precedente è che il pozzo Conrad è una vecchia miniera di ferro in cui tutto il metallo è stato estratto solo per pochi anni, mentre ad Asse il sale è stato scavato ed estratto per molti decenni. La struttura offre 300.000 metri cubi di spazio di stoccaggio per scorie nucleari mediamente radioattive. Per il 2022 le scorie nucleari dovrebbero arrivare a 600.000 metri cubi. Riutilizzare vecchie miniere per convertirle in strutture di stoccaggio non è un fatto nuovo, ma questa idea è fallita continuamente. Abbiamo bisogno di un approccio completamente nuovo per stoccare le scorie nucleari. Servono incisioni brevi e rapide nella roccia,
per evitare accumuli di lunga durata all'interno dei pozzi. Il problema, a questo proposito, è che sono troppo piccole. Il concetto, quindi, è che questo approccio non è sufficientemente convincente. Non esiste alcun punto finale di stoccaggio alternativo. Le scorie nucleari sono state stoccate temporaneamente per oltre 40 anni. Questo è un problema che molte nazioni nuclearizzate hanno in comune. La pioggia radioattiva prodotta da questo incidente è uno dei disastri nucleari peggiori della storia. Circa 4.300 chilometri quadrati di terra diventano inabitabili per secoli. Quasi 300.000 persone perdono la loro casa. Molte città attorno a Chernobyl vengono abbattute e oggi restano solo alcuni edifici isolati. Molte persone sono tornate dopo l'evacuazione, tra le quali Anna e Igor. Oggi hanno quasi 80 anni e non credono nella contaminazione. Qui in realtà non abbiamo quasi nessuna radiazione. Qualche tempo fa alcuni funzionari sono venuti a controllare i livelli. Hanno misurato la contaminazione del nostro piccolo maialino e nella nostra terra. Ma poi ci hanno detto che qui era praticamente tutto pulito. La caviglia dà qualche preoccupazione a Igor. Se l'è storta di recente. Tutto quello che non riescono a coltivarsi da soli nell'orto devono farlo arrivare spendendo molto. C'è un negozio mobile che passa da queste parti tutti i giovedì e cerca di venderci le cose di cui abbiamo bisogno. E ovviamente ci fa un prezzo doppio. Lo Stato ha tollerato circa 180 persone che sono tornate nella zona ristretta. I prezzi del cibo sono alti e i servizi medici sono spaventosi. Nonostante questo, Igor e Anna vogliono restare. Questa terra è la loro casa. Nessuno degli ex abitanti di Pripyat è tornato nella propria città. I materiali che resteranno a lungo radioattivi, come il plutonio, rendono inabitabile la cittadina un tempo prospera. L'esperto di radiazioni Usatenko crede che le peggiori conseguenze della catastrofe nucleare devono ancora manifestarsi. Presto vedremo una serie di mutazioni genetiche. Di solito si manifestano soltanto 4 generazioni dopo l'esposizione e anche in paesi molto distanti. Quello che conta in questo processo di mutazione non è a quanta radiazione sia stata esposta una persona, ma soltanto se lo è stata. La catastrofe di Chernobyl non ha reso radioattiva solo l'Ucraina, ma anche una grossa parte dell'Europa. 30 anni dopo, per prevenire nuove catastrofi, un sarcofago di 31.000 tonnellate è stato posto sopra il blocco del reattore. La vecchia copertura è ormai compromessa. Il sarcofago è più grande di Notre Dame e potrebbe anche sovrastare la Statua della Libertà. E ora deve essere messo in moto. Il movimento della struttura sarà molto complesso e avrà luogo grazie all'utilizzo di sistemi di rimorchio. Ce ne sarà uno su ciascun lato dell'enorme sarcofago, in modo da assicurarlo all'interno dei suoi binari. Visto il suo peso considerevole, il mantello ad arco verrà montato ed eretto separatamente. Quando la struttura da 2 miliardi di euro si muoverà, il successo di tutta la missione resterà sempre in bilico. Uno
Uno dei sistemi di rimorchio spingerà la costruzione, mentre un altro la tirerà. In tutto ci saranno un totale di 4 sistemi di rimorchio che faranno muovere la struttura nel modo più sicuro possibile. La prima spinta è un successo. Ora deve essere sistemata la seconda parte dell'arco. Allo stesso tempo, il più distante possibile, verrà completata la parete esterna a doppio strato. Infine, i due archi dovranno essere connessi. Soltanto allora potranno essere spinti sopra il reattore distrutto. Per lo svolgimento del processo dovremo rispettare condizioni molto specifiche nella parete esterna e per prevenire la corrosione dovremo mantenere l'umidità al di sotto del 40%. Una volta che il sarcofago avrà raggiunto la posizione finale sopra il reattore, i lavori di riparazione e di manutenzione non saranno più possibili. Le radiazioni saranno semplicemente troppo alte. Il programma prevede di spingere l'intera costruzione al di sopra del blocco del reattore 4. Per fare questo, dovremo percorrere in tutto 330 metri. Nella prima spinta di 125 metri abbiamo raggiunto una velocità di 10 km l'ora. Ci piacerebbe eguagliare lo stesso risultato anche durante questa spinta finale. Non appena il sarcofago sarà portato sopra il reattore, ci sarà la speranza che finalmente la catastrofe di Chernobyl sarà messa sotto controllo, perlomeno per i prossimi anni. Sono passati 30 anni dal disastro. Chernobyl ha reso evidente la faccia mortale dell'energia nucleare. Migliaia e migliaia di persone hanno pagato con la propria vita un'energia economica. Molte di loro saranno ricordate come eroi. Cerchiamo di non pensare a quanto siamo malati e che presto potremmo morire. Se ti lasci andare al pessimismo, sono sicuro che il peggio accadrà. È molto meglio ripeterti che i tuoi acciacchi sono causati dall'età. Oggi nel mondo esistono circa 400 centrali nucleari. Ciascuna di esse ha il potenziale di causare una catastrofe apocalittica. Forse è il momento di rivedere le nostre convinzioni.